Ben ritrovati alla rubrica SPIC, dialogo multicentrico sull'ipertensione arteriosa polmonare, che nasce da un progetto realizzato da About Pharma in collaborazione con Dompé, che ha riunito gli esperti che si occupano della patologia per una serie di discussioni sulla gestione del paziente in Italia. Oggi siamo in compagnia del professor Roberto Badagliacca, uno degli esperti che ha partecipato al progetto. È dirigente medico del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare e Chirurgia dei Trapianti d'Organo del Policlinico Universitario La Sapienza Umberto I di Roma. Buongiorno, professore. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Professore, nel corso del progetto e in questa rubrica abbiamo capito che la gestione del paziente con ipertensione arteriosa polmonare è complessa ed è necessario coordinare le varie specialità mediche. Perché è importante il team multidisciplinare per la gestione di questi pazienti? Il team multidisciplinare è fondamentale nella gestione del paziente fin dal momento della diagnosi precisa sulle varie forme di ipertensione polmonare. Esiste una classificazione, esistono quattro gruppi principali nell'ambito dell'ipertensione polmonare. La differenza tra un gruppo e l'altra è il risultato dell'attività di un team multidisciplinare, perché è proprio l'attività del team che consente di fare quel percorso, quell'iter diagnostico di diagnosi differenziare che consente al paziente di essere inquadrato all'interno del gruppo appropriato di ipertensione polmonare. Ogni gruppo di ipertensione polmonare ha una propria terapia specifica o un proprio set di terapie specifiche da utilizzare, quindi il percorso, il momento della diagnosi differenziale è estremamente importante. Lo pneumologo ha una rilevanza all'interno del percorso perché le forme di gruppo 3 sono quelle da pneumopatia, quindi vanno fatti gli accertamenti per escludere o confermare un'eventuale pneumopatia associata all'ipertensione polmonare. Il radiologo ha un'importanza fondamentale, qualsiasi sia il gruppo, le immagini TAC, la scintigrafia polmonare, la risonanza magnetica cardiaca, sono tutte indagini che il radiologo deve seguire per consentire al medico che gestisce il paziente il giusto inquadramento all'interno del gruppo di appartenenza e all'interno del gruppo di appartenenza capire lo stadio, la prognosi del paziente stesso. Il reumatologo anche in questo caso ha una grossa importanza perché all'interno dei vari gruppi, in particolare del primo gruppo, il reumatologo aiuta nel processo di diagnosi differenziale tra le forme di ipertensione arteriosa polmonare. Molte malattie reumatologiche possono associarsi all'ipertensione polmonare, quindi è la collaborazione con il reumatologo o l'immunologo che aiuta in questo percorso. Il gastroenterologo. Ci sono patologie associate a disfunzione epatica che devono essere messe in evidenza durante l'iter diagnostico, così come l'infettivologo. Sono delle patologie, principale tra le quali è l'HIV, che possono e devono essere riconosciute all'interno del percorso. Quindi, e poi ovviamente c'è il cardiologo che deve essere ovviamente messo in grado di utilizzare quelle informazioni che lo consentono di capire lo stadio di gravità della malattia e il giusto inquadramento, in particolare differenziando il primo dal secondo gruppo di forme precapillari da quelle postcapillari. Quindi vedete come l'insieme, il team fatto da più discipline, medici che si occupano di più discipline, consente alla fine di inquadrare e gestire correttamente il paziente con ipertensione polmonare. Grazie professore. Lei ha partecipato, è uno degli autori delle recenti linee guida per la gestione del paziente con ipertensione arteriosa polmonare.
Quali sono le caratteristiche fondamentali che un centro che si occupa di questi pazienti, dovrebbe avere per gestire al meglio appunto il paziente? Allora, anche questo è un punto importante per il paziente, sono diverse le caratteristiche, alcune sono fondamentali, la prima ne abbiamo parlato, è la capacità di avere un team multidisciplinare, sia al momento della diagnosi che nel corso del follow-up. La seconda è la capacità di fare network, cioè il centro deve essere in grado di collaborare con altri ospedali, con altri centri, e questo è fondamentale soprattutto per il referral dei pazienti. Quindi normalmente i centri svolgono attività di hospital meeting, di incontri, per consentire lo giusto scambio di idee di pazienti tra il centro principale o lab, se vogliamo, il centro corollario, lo SPOC, in quest'ottica. Quindi all'interno di ogni regione i centri di riferimento devono avere un'attiva collaborazione con gli altri ospedali e con i medici del territorio. L'altra caratteristica deve poter offrire tutte le opportunità terapeutiche che sono in commercio sul proprio territorio, quindi il paziente deve poter usufruire di tutto il ventaglio delle opzioni terapeutiche, da quelle più semplici, i farmaci per bocca, a quelle più complesse che riguardano i farmaci che vengono somministrati per via parenterale attraverso il supporto di pompe infusionali. Altro punto importante è che un centro dovrebbe partecipare a studi clinici internazionali in modo da offrire a quei pazienti in terapia, che non sono comunque a target, nonostante le terapie a disposizione, l'opportunità di nuovi farmaci sperimentali attraverso il circuito dei trial internazionali, quindi della sperimentazione clinica. Quindi queste sono caratteristiche molto importanti. Il centro deve, nell'ambito del network, poter essere rintracciato anche direttamente dal paziente, quindi non attraverso l'intermediario, l'intermediazione del collega, dell'altro medico, e questo normalmente è possibile attraverso una collaborazione del centro stesso con l'associazione dei malati, attraverso l'istituzione di un sito internet su cui i pazienti o i familiari possono collegarsi e quindi attraverso il sito giungere al centro per un controllo, per una visita clinica, e poi frequentare periodicamente una serie di incontri formativi durante l'anno in modo tale da, da una parte, garantire l'aggiornamento, ma dall'altra anche facilitare l'interscambio di idee e di azioni con i colleghi presenti sul territorio, sia all'interno della regione che al di fuori della regione. Quindi team multidisciplinare, network e scambio sono le parole chiave che emergono e che sottolineano appunto l'importanza della collaborazione. E l'associazione dei malati. E l'associazione dei Nell'interscambio, malati. il collegamento con l'associazione dei malati è fondamentale perché spesso i pazienti possono, come primo step, riferirsi all'associazione dei malati che poi, a seconda della residenza del paziente, li può mettere in contatto direttamente col centro di riferimento a loro più vicino. Grazie professore per questo Grazie a contributo. voi. A tutti voi l'appuntamento è per le prossime puntate della rubrica Speak per continuare a approfondire l'importanza del network e delle relazioni tra i centri nella gestione dell'ipertensione arteriosa polmonare. Grazie.